Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Zildjian K Constantinople. Oggi vi parlo di questi piatti che, come tutti sappiamo, vanno bene solo ed esclusivamente per fare jazz. No, questa è una stupidaggine. Perché tutti pensiamo che sti Zildjian K Constantinople o Zildjian K vadano bene solo per fare jazz? Questi sono piatti fighissimi, sono piatti versatilissimi e vanno bene per fare tutto. Non ci credete? Dato che non mi avete creduto, adesso dovete iscrivervi al canale, dovete cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche, dovete cliccare un mi piace sulla fiducia, anche se siamo a inizio video, fa niente, e andare anche sui miei social, Instagram e Facebook, e seguirmi anche lì. Oggi voglio parlarvi di questo piatto qua, cioè un Charleston da 14 Costantinople e questo pesantissimo Ride da 22 della K Costantinople Medium. Allora, la serie Costantinople della Zildjian è praticamente il top di gamma della Zildjian e sono piatti veramente assurdi. Io di questi due l'unico mio è il Rai, questo qui, il Charleston, non è mio ma è del mio socio di studio Fabio, che ringrazio per avermi prestato questa cosa, anche se come al solito quando gli prendo le robe per fare i video, per fare i test, lui non lo sa. Ma partiamo proprio di qui, dal Charleston. Charleston da 14 pollici, questo è il bottom, ovviamente un po' più spesso, questo qua è il top. Eccolo qua, un po' più fine. Questi piatti qui hanno sempre un suono abbastanza verso il basso come intonazione e sono sempre molto pastosi. A me piace dire pastosi. In realtà sono molto aperti, non sono quei suoni super secchi che sentiamo, ma sono più... Anzi, facciamo così, anziché parlarvi del Charleston, posso parlarvi di tutte e due. Tanto è vero che i suoni sono completamente diversi, ma comunque l'idea del piatto e l'idea dei modelli è simile per tutte e due. Questi piatti qui sono costruiti completamente a mano e sono martellati a mano. Infatti comunque se guardiamo sopra il piatto, la figata di questi piatti è che sono completamente diversi. E questo va a influire anche sul suono. Poi dopo vi farò vedere perché io ho questo piatto qua. Questo piatto qui è il mio, il Ride, come vi dicevo prima, ma l'altro ragazzo, Fabio, ha un altro piatto uguale, identico al mio. Per caso l'abbiamo comprato uguale, proprio uguale, uguale. Bello, bello, uguale, uguale. Stessa modello, stessa marca, stessa grandezza, stessa... uguale. La cosa è che, essendo fatto a mano, quando compriamo un piatto del genere, è un piatto unico. Nel senso che suona in un certo modo e in questo modo suona solo questo piatto qua. Lo stesso piatto, lo stesso modello, stessa grandezza e tutto, suona in un modo diverso. Dopo vi farò vedere e vi spiegherò un attimo un'altra cosa. Vabbè. Il peso di questi piatti non è né troppo sottili né troppo spessi, medi. Se noi andiamo sul sito della Zildjian vediamo che c'è scritto peso medio. Quindi detto questo, la cosa che mi preme di più è farveli sentire adesso, quindi vi scrivo magari un po' di cose diverse nell'articolo che potete trovare qui sotto in descrizione. Cliccate sull'articolo che vi riporta direttamente al sito Glasstube, dove trovate cose. Per prima cosa voglio parlarvi del Ride. Allora vi prendo il Ride. E perché vi voglio parlare prima di questo? Perché voglio spiegarvi una cosa. Come vi ho detto, questi piatti sono fatti a mano. No, prima vi prendo una cosa. Allora, questo piatto qua non è mio. Il mio è questo qua. Sono due piatti perfettamente uguali, due Ride Medium serie K Costantinople, e questo qua è di Fabio, forse ve l'ho già detto prima, vabbè. Quindi vi starete chiedendo, ma cacchio, come fate a capire qual è il piatto di uno, qual è il piatto dell'altro, poi se lo rovinate? Come vi ho detto prima, ogni piatto è unico, ogni piatto ha il suo suono. Adesso vi faccio vedere che questi due piatti, che sono perfettamente uguali, hanno due suoni completamente diversi. Sono tutti e due fighissimi, ma uno ha un suono più acuto, l'altro ha un suono più grave. Ho montato il mio piatto per primo e vi faccio sentire. Change. Altro piatto identico.
Questo qua secondo me è più pesante, infatti il suono è più basso, la campana è più presente e ha più ping, si chiama, mi sembra che si chiami ping, quando abbiamo più attacco con la bacchetta. L'altro piatto, cioè questo qua, invece a me sembra più aperto, un po' più squillante perché è più alto di intonazione. Proviamo a vedere. Cioè l'attacco ce l'ha sempre, però quello là è più pronunciato, questo un pochettino meno. Con questo cosa voglio dirvi? Voglio dirvi questa cosa: quando suonate un piatto, quando comprate un piatto, questo è un consiglio che vi do, poi non sempre si può, non è così semplice, però quando comprate un piatto cercate di provarlo prima. È ovvio, se comprate un Constantinople oppure un K Custom della Zildjian o una Custom, cioè sicuramente avrete un suono figo, o è difettoso oppure non troverete mai un piatto che suona male con quella serie. Se potete, provateli. Poi ad esempio io ho comprato questo qua, il mio K Lite da 15 pollici, usato senza neanche provarlo, perché ho trovato un'offerta che era una figata, quindi ho detto vabbè, proviamoci, e mi è andata bene. In più questo ride qua, così finisco di parlarvi bene del Charleston, forse l'avete già visto nell'intro, nella sigla tra virgolette, è bellissimo anche da usare quasi come crash, cioè a me è capitato una o due volte di andare in studio e portarmelo come crash. È figo anche come crash. Se voi fate rock, ovviamente non è che potete usarlo nel localino se andate, io lo portavo in studio apposta perché quando avevo bisogno proprio di spingere tanto magari lo usavo come crash. Ma anche, che ne so, chi suona jazz può usare il Charleston crashandolo. Tra l'altro questo ride qui, oltre che da 22 pollici, lo fanno anche da 20 pollici. Per quanto riguarda il Charleston, invece, questo Charleston qui è un po' diverso dai soliti, perché anche qua, come per il ride, siamo abituati di solito a sentire Charleston molto molto secchi. Invece questo è diverso, cioè è più, molto più pastoso. Avete presente il mio Charleston, il K Lite da 15, che vi ho fatto vedere tra l'altro in un altro video? Ecco, la pastosità del Charleston è sempre quella. Un pochettino più su di intonazione, perché questo qua è 14 pollici. Ah, ovviamente vi ricordo che tutto quello che state sentendo, cioè tutta la registrazione che state sentendo, non è modificata. Cioè quando prima vi ho fatto sentire i ride, adesso che vi faccio sentire i Charleston, ovviamente non l'ho modificato. Quello che sentite è il suono puro che prendono i miei microfoni. Il video direi che può finire qua. Spero che questi piatti qui che ho alle mie spalle, di cui vi ho parlato oggi, vi siano piaciuti. Se avete qualsiasi dubbio, se usate questi piatti, se ne usate degli altri, se avete altri Zildjian Constantinople, se che ne so, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Vi ricordo, se vi è piaciuto questo video, di mettermi piace, di iscrivervi al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!